E questo alle spalle della Chiesa Madre in via Guastella, il centro di ascolto ed orientamento inaugurato oggi per volontà di padre Nuara e dei genitori del giovanissimo Alessio Cusumano morto nei mesi scorsi per overdose. Ci sono anche loro all'inaugurazione e abbiamo ascoltato la loro testimonianza. Per noi è un nuovo inizio per poter vedere di abbattere quantomeno il problema della droga a Ribera. E possiamo dire che ci riteniamo soddisfatti già da parte dei riberesi che si sono già attivati a portare i figli, senza che ancora il punto di ascolto ancora non è nemmeno, si parte da oggi, ma già comunque abbiamo lavorato tantissimo. Io ringrazio tutti veramente i riberesi, sia per le offerte che hanno devoluto per Alessio, che ha fatto sì di far nascere assieme alla Chiesa, alla Diocesi, questo punto di ascolto. Quindi siamo oggi in una giornata nel ricordo di Alessio, però in positivo, cioè siamo soddisfatti per l'inizio, ringraziamo veramente tutti. Signora, il suo messaggio alla comunità, ai genitori di questa città e non solo, ovviamente. Il mio messaggio è, come ho detto poco fa, di stare attenti ai propri figli, non che io non lo sia stata, è che loro mimetizzano bene, si camuffano, sono abili camuffatori. Questo e soprattutto alle famiglie, perché la sofferenza principale è delle famiglie, perché i ragazzi che hanno questi problemi non accettano il problema che hanno, cioè sono consapevoli, loro malgrado, ma con tutto estremo, cioè mio figlio era consapevole e sapeva in cuor suo che non aveva la forza per farcela, con tutto che era un ragazzo abilissimo, però è un problema che diventa più grande di loro, non dipende dalla loro volontà. Io dico sempre che mio figlio ormai era diventato una marionetta nelle mani della sostanza. Punto questo. Cosa rappresenta per voi questa giornata, questa iniziativa? È una giornata molto importante, principalmente per le famiglie, perché chi soffre sono le famiglie. Le famiglie soffrono tantissimo, perché l'idea di non far tutto e non riuscire ad aiutare il proprio figlio è devastante. Quindi principalmente io, per me è una solidarietà verso i genitori, le mamme soprattutto, le mamme che sono spesso impotenti. Da oggi dunque operativo il centro di ascolto e orientamento voluto dalla Chiesa Crispina con padre Antonio Nuara in testa, che dopo i gravi fatti di cronaca intercorsi a due giovani riberesi ha spinto la comunità a reagire, partendo proprio da chi, come genitori di Alessio, sta vivendo questo grande dramma. Ad incontrarli stamattina è stato il cardinale Francesco Montenegro. Credo che questi fatti debbano interessare un po' tutti, perché alcune volte pensiamo che siano problemi di alcuni e diamo delle responsabilità ad alcuni. Probabilmente dobbiamo interrogarci se soprattutto noi adulti facciamo quello che ci tocca fare. Viviamo in una società senza valori e noi adulti li abbiamo questi valori tolti di mezzo, per cui vediamo che i giovani si trovano un po' dispersi. E allora forse qua la riflessione io adulto cos'è che posso fare perché si possa riprendere a dare un significato alla vita, perché il giovane possa amare la vita. E allora momenti come questi saranno preziosi perché ognuno prende coscienza di sé, della propria responsabilità e aiuta pure gli altri a guardare alla propria vita con fiducia.